Francesco Fontana Giusti, responsabile comunicazione gruppo Renault Italia. Nell'elettrico un passo in avanti è la Zoe che è stata, diciamo, rivista in tutto e per tutto, dalla carrozzeria, dal design, dagli interni e anche nel motore. Quindi ci sono tantissime novità per questa macchina. Sì, pensa alla velocità dello sviluppo tecnologico sulla mobilità elettrica. La prima generazione che faceva 150 km di autonomia è stata lanciata nel 2012, oggi nel 2019 lanciamo la terza generazione che offre quasi tre volte l'autonomia che è stata proposta nel 2012. Dunque veramente la tecnologia della mobilità elettrica va molto velocemente. I tre punti di forza di questo sono un design chiaramente rinnovato, tantissima tecnologia legata alla mobilità elettrica in più e poi questa high-tech for all, questa tecnologia offerta un po' a tutti con la connettività, quello che oggi offriamo sulla nuova Clio. Due motorizzazioni importanti, leggermente diverse l'una dall'altra. Due motorizzazioni, tra cui una nuova che è stata potenziata, sono 100 kW, è praticamente un 135 cavalli se lo vuoi comparare al motore termico e chiaramente questo è molto positivo. Io insisto sempre sul fatto che guidare un veicolo elettrico è molto divertente per l'accelerazione immediata, ma metterci qualche cavallo in più sicuramente piace, qualche kilowatt in più in questo caso. Certo, non puoi pensare di fare dei viaggi stratosferici, però ti permette, oltre all'uso urbano, perché anche come dimensioni una macchina da utilizzo urbano, anche delle percorrenze medio termine, lungo termine abbastanza significative, chiaro, senza dover tirare più di tanto. Sì, con questa autonomia abbiamo fatto uscire il veicolo elettrico che era ghettizzato nell'ambiente cittadino fuori città. Effettivamente tu puoi caricarlo una volta alla settimana se lo utilizzi tutta la settimana in città e puoi anche andare fuori per un weekend e per una mini ferie senza nessun problema. È chiaro che questo dipende anche molto dall'infrastruttura che si trova sul territorio. Una grande novità su questa vettura è che abbiamo adesso la possibilità di ricaricare con corrente continua fino a 50 kW e questo vuol dire che il tempo di un caffè recuperi 150 km. Ecco, altra novità sono le formule di acquisto di questa macchina. Le formule di acquisto sono tante. Intanto noi, come sempre, proponiamo la vettura in vendita con il noleggio batteria. Questo permette al cliente di essere rassicurato, visto che la batteria rimane di proprietà Renault. Qualora la batteria perde il 25% di efficienza, Renault rimpiazza gratuitamente la batteria. Dunque questo rassicura il cliente. Questa è una formula, l'altra formula è chiaramente con l'acquisto della batteria, in questo caso sono 8.200 euro in più. Il prezzo di partenza è leggermente più basso della seconda generazione, sì, abbiamo fatto un miracolo, 25.900 più, in questo caso se facciamo a noleggio sono 78 euro al mese per 7.500 km, dipende dal chilometraggio. Comodo al primo impatto, lo sterzo e le sospensioni hanno una taratura piuttosto morbida a vantaggio del comfort di marcia. I sedili consentono una guida rilassata anche per percorrenze medio-lunghe grazie alle nuove imbottiture e rifiniture. Sott'occhio tutto quello che ci serve, nuovo volante, nuovo cruscotto digitale, cambia anche il display dello schermo centrale da 9,2 pollici. Agile nel traffico cittadino, Zoe è migliorata nella fase di insonorizzazione. Su tratti extraurbani risponde bene, sia sul misto che nei lunghi rettilinei dove si denota un buono scatto, ovviamente compatibile con la categoria e la potenza, anche se un po' si sente il rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico. In curva si comporta molto bene, precisa e con ottima tenuta di strada grazie al suo baricentro basso. Ottima la frenata, efficace e sempre pronta. I fiori all'occhiello sono due, l'autonomia di 395 km, ovviamente sempre in funzione dello stile di guida, e la modalità di guida B-Mode che si attiva spostando a destra la leva del cambio shifter mentre è inserita la modalità Drive. La modalità B-Mode consiste essenzialmente in una raddoppiata potenza frenante attraverso il motore elettrico in fase di recupero di energia.